squadre di basket giovanile in arrivo da tutta Europa per il torneo internazionale Brothers and Sisters in Basketball, ottava edizione del Memorial, Pietro e Niccolò Quercetelli, i due bambini morti insieme alla madre ad un'altra ragazza in un incidente avvenuto 11 anni fa in autostrada tra Chiesino Zanese e Alto Pascio. L'organizzazione del torneo è a cura della storica società Pino Dragons. Una realtà sportiva di primo piano, molto vocata e attenta ai giovani, che coinvolge tanti ragazzi e che fa non solo un torneo, ma anche momenti di riflessione, momenti di lavoro insieme, quindi un'attività non solo sportiva ma anche educativa. Un evento di rilievo per lo sport giovanile che si disputerà da oggi fino al 3 giugno negli impianti del Pala Coverciano e del Pala Nicolodi a Firenze. Tutte le iniziative che vanno nella direzione di valorizzare il patrimonio dei ragazzi che stanno crescendo nell'ambito della pallacanestro è un valore che noi come Lega Basket di Serie A seguiamo con particolare interesse. Il Memorial, che rientra nelle iniziative del centenario della nascita di Nelson Mandela, prevede 12 tornei con squadre italiane e straniere. Sibenico, San Cugat in Catalogna, Sibenico in Croazia, Madrid, una squadra serba, insomma, direi che l'idea del Brothers and Sisters in Basketball nasce proprio da questo, da far incontrare persone diverse che hanno però alla base un'unica grande passione, un unico grande amore che è quello per la pallacanestro. Un'iniziativa che oltre allo sport prevede iniziative collaterali come incontri con giocatori di basket di Serie A e un focus sul cyberbullismo. Un torneo per ricordare Pietro e Niccolò. Abbina per me dolore e gioia. Dolore nel ricordo di Pietro e Niccolò che giocavano a basket nel Pino Dragons e per quello ringrazio sempre Luca e Berta per questa splendida organizzazione che fanno ogni anno. E gioia però perché da questa tragedia è nata una bella cosa.